Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. A una settimana circa dall'uscita della Season 1 e di Octane è arrivato finalmente il momento della sua guida. L'ho provato abbastanza perché ho giocato praticamente solo con lui per una settimana, quindi siamo pronti. Come sempre vi parlerò della sua biografia, delle sue abilità e poi vi farò una guida un po' più generale. E come ogni volta, mentre vi parlerò della biografia vi farò vedere il suo video di presentazione ufficiale e dopo questo verrà sostituito da un mio gameplay. Non perdo altro tempo perché c'è abbastanza da dire, quindi andiamo. Il vero nome di Octane è Octavio Silva ed è un malato d'adrenalina di 24 anni. Un giorno Octavio Silva si annoiava, in realtà si annoiava sempre. Figlio dell'impegnatissimo amministratore delegato della Silva Pharmaceuticals e cresciuto nel benessere, si dilettava a eseguire incredibili acrobazie e postare video olografici per lasciare di stucco i suoi fan. Ora ha deciso che vuole stabilire il nuovo record in una gara ad ostacoli, lanciandosi oltre il traguardo con una granata. Ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso, i medici gli hanno dato la cattiva notizia. I danni agli arti inferiori erano troppo gravi. Niente più salti mortali per lui. Ma Octavio non si è dato per vinto e ha chiesto aiuto a una sua vecchia amica, AJ, ossia Lifeline. L'ha convinta a falsificare delle carte per ordinargli un paio di gambe bioniche. Ora può riparare gli arti inferiori a piacimento e ha deciso che le insignificanti acrobazie online non gli bastano più. Gli Apex Games sono lì ad attenderlo e con essi la scarica di adrenalina definitiva. È determinato a ottenere il titolo di campione grazie alle sue acrobazie mozzafiato. Forse nell'arena non si annoierà più. Ora che abbiamo visto la biografia, passiamo alle abilità, che come sempre sono tre: passiva, tattica e ultimate. L'abilità passiva è pronta guarigione. Quando non è sotto attacco, Octane ripristina la salute gradualmente. L'abilità tattica è stimolanti. Aumenta la velocità del 30% per 6 secondi. Ti costerà della salute. Se attivo, riduce i rallentamenti. Infine c'è l'abilità ultimate, che è trampolino. Trampolino dispiegabile che ti permette di catapultarti in aria. Come avrete potuto capire dalla descrizione delle sue abilità, Octane è la leggenda che più di tutte, addirittura più di Pathfinder e di Wright, si basa sulla mobilità e sulla velocità. L'abilità tattica è di un tipo completamente nuovo in Apex Legends e permette di individuare con molta facilità sia i punti di forza di Octane che le sue debolezze principali. Infatti il suo punto di forza principale è proprio la sua grande mobilità, che ti permette molte volte di finire uno scontro senza che il nemico riesca a colpirti nemmeno una volta. Però poi c'è anche il rovescio della medaglia. Infatti, in certe situazioni, la vita che hai sacrificato ti sarà fatale. Dopo questa piccola premessa, andiamo ad analizzare le sue tre abilità più nel dettaglio. Partiamo dall'abilità passiva, ovviamente. Pronta guarigione. È abbastanza difficile parlare di questa abilità senza citare contemporaneamente anche l'abilità tattica, in quanto queste due abilità sono state evidentemente pensate per essere utilizzate in sincronia. Comunque la sua abilità passiva è semplice ma molto utile. Ripristina un HP ogni 2 secondi. E attenzione, perché si parla di HP, quindi della vita base, esclusi gli scudi. Come menzionato dalla descrizione, questa guarigione funziona solamente quando non siamo in combattimento, quando non stiamo ricevendo danni. Ovviamente mezzo HP al secondo non è così tanto e non ti salverà durante un fight, ma ti permette di utilizzare la tua tattica con molta più libertà e soprattutto in certe situazioni di conservare medikit e siringhe. Come tutte le passive, ovviamente funziona sempre durante il match senza che tu debba attivarla, ma la cosa più bella di questa abilità è che tu non te ne devi assolutamente preoccupare. Non è come le voci di Wright, ad esempio, a cui devi fare attenzione, semplicemente recuperi vita.
Ripeto che ha delle limitazioni, infatti quando subirete dei danni non funzionerà per un certo lasso di tempo. E inoltre la tua vita non viene ripristinata mentre utilizzi l'abilità tattica, ma si riattiva subito dopo che gli stimolanti hanno smesso di funzionare. C'è da dire però anche che funziona pure quando siete stati buttati a terra, infatti ripristinerà anche la vostra vita da noccato. Però attenzione, perché mi sto riferendo alla vita, non alla barra del sanguinamento. Il tempo che ci metterete a morire dissanguati sarà sempre quello e non verrà rallentato in nessun modo. Nonostante questa abilità permetta a Octane di recuperare vita autonomamente, fate attenzione, perché questo non vuole assolutamente dire che voi non dobbiate portarvi dietro medikit e siringhe, perché in certe situazioni, soprattutto in endgame quando ci sono molti fight, non potrete fare affidamento esclusivamente su questa cura. Se un fight vi ha lasciato con 30 di vita, ci mettereste più di 2 minuti a recuperarla tutta solo utilizzando la passiva, e in situazioni di questo tipo è assolutamente fondamentale utilizzare i medikit per non rischiare di restare troppo scoperti. Parliamo ora dell'abilità tattica, stimolanti. Come già detto, aumenta la velocità del 30% per 6 secondi ed ha un cooldown di 2 secondi e quindi può essere attivata più volte in ripetizione. Una cosa che dovete capire subito per poter utilizzare questa abilità al meglio è che in Apex la vita non è più importante della velocità, soprattutto se utilizzate personaggi come Octane. Quindi non abbiate paura di attivare questa abilità sacrificando della vita. Pensate, può essere attivata ogni 8 secondi alla fine, perché ci sono i 6 secondi di durata più i 2 secondi di cooldown. Se state facendo un fight, in 8 secondi sacrificherete il 10% della vita, ma pensate anche a quanti colpi eviterete utilizzandola. Sicuramente la vita che risparmierete sarà molta di più del 10% che sacrificate, quindi non abbiate paura di spammarla, di utilizzarla moltissime volte durante un fight, anche per la sua intera durata. Una cosa importante che non tantissime persone sanno forse è che questa abilità non ti può uccidere. È vero che la percentuale di salute persa si riferisce sempre al totale, nel senso che se avete 100 di vita perderete il 10% e quindi rimarrete con 90, ma anche se avete ad esempio 53 perderete il 10% di 100, non di 53, rimanendo quindi con 43. Se la vostra vita è però uguale o meno di 10, non morirete, ma resterete sempre con un HP, anche se la utilizzate quando avete 2 di vita. Un buon utilizzo di questa abilità può essere fatto anche ad inizio game per lootare più velocemente e assicurarvi subito un equipaggiamento migliore di quello dei vostri avversari. Qui forse però dovete usare questa abilità con un po' più di cautela, perché a inizio game difficilmente avrete una corazza e quindi sacrificare vita sarà effettivamente un po' più rischioso. Proprio come i fumogeni di Bangalore, l'abilità tattica di Octane può essere utilizzata anche mentre state ricaricando o vi state curando. Questa abilità permetterà a Octane di muoversi con le armi in mano più velocemente di qualsiasi altra leggenda con le armi riposte. Come già detto mentre analizzavo la passiva, Octane non rigenera la salute mentre sta utilizzando gli stimolanti. Il consiglio più importante che ho da darvi sull'abilità tattica è di sfruttare al meglio sempre il bonus di velocità. È pieno di persone che lo attivano per raggiungere un fight più velocemente e poi stanno in piedi a sparare normalmente. Invece questo bonus di velocità va sfruttato. Anche durante un fight non smettete mai di muovervi mentre gli stimolanti sono attivi. Scivolate, correte, saltate, fate quello che vi pare, ma non state fermi. Oltre che offensivamente, questa abilità può essere utilizzata anche in fase difensiva, più specificatamente per scappare. Se siete in una brutta situazione potrete tirarvi uno stimolante, andarvi a nascondere e magari curarvi. E anche in questo caso non limitatevi ad attivarlo e a scappare correndo normalmente, ma iniziate a saltare e a scivolare in ripetizione in modo da rendere più difficile al nemico colpirvi.
passiamo infine all'abilità Ultimate, Trampolino, che ha un tempo di ricarica di 1 minuto e 30 secondi ed è quindi una delle più veloci all'interno del gioco, come la sua tattica d'altronde. Premendo contemporaneamente R1 e L1 lancerete appunto un trampolino, utilizzabile da tutti, da voi, dagli alleati, ma anche dai nemici. Il trampolino non vi lancerà in direzioni casuali ovviamente, ma esattamente nella direzione che state guardando quando lo utilizzate. Può essere utilizzato molto facilmente per coprire distanze velocemente, per pushare, per scappare o per lasciarsi alle spalle l'anello. In termini di utilità è abbastanza simile alla zipline di Pathfinder. Uno degli utilizzi migliori è forse quello di riposizionare l'intero team, in modo da fargli prendere una posizione di vantaggio rispetto agli avversari. Ci sono dei trucchetti relativi a questa abilità che vanno tenuti a mente. In primis, se utilizzate il pulsante del salto nel momento esatto in cui la piattaforma vi catapulterà in aria, otterrete un bonus allo slancio e raggiungerete quindi una posizione più lontana. Piazzare una launchpad in una posizione in pendenza non avrà alcun effetto sulla direzione e sulla distanza del salto che vi farà fare. La launchpad può essere utilizzata addirittura dai giocatori che sono stati buttati a terra, e quindi potrete utilizzarne una anche per portare un vostro compagno fuori dai guai e rianimarlo in completa sicurezza. Tutti gli oggetti lanciabili rimbalzeranno sul trampolino. Per oggetti lanciabili si intende ogni tipo di granata e perfino certe abilità come il fumogeno di Bangalore, e questo vi permetterà di lanciarli più lontano, anche se sarà abbastanza difficile calcolare la traiettoria del lancio. Adesso che abbiamo visto le abilità, passiamo a una guida un po' più generale su Octane. Il primo consiglio, l'ho già detto, ma lo ribadisco, è quello di non aver paura di avere poca vita. Questo non è un personaggio che va usato con cautela, ma è più adatto a uno stile di gioco assolutamente aggressivo, in cui molte volte anche il rischio di sacrificare della vita può ripagare. Il secondo consiglio è quello di non rimanere mai in piedi mentre utilizzate gli stimolanti, perché se no starete sprecando l'abilità e la vostra vita. È molto importante spammare il tasto del salto e della scivolata, sia che stiate fightando sia che stiate scappando, in modo da rendervi più difficili da colpire. Con questa leggenda è molto semplice flankare. Approfittate del fuoco di copertura dei vostri compagni e utilizzate le vostre abilità per prendere i nemici alle spalle. Parlando delle armi consigliate con Octane, l'avrete già capito, sono assolutamente fondamentali armi dalla corta distanza. Non potete assolutamente giocarlo senza avere uno shotgun o un SMG, o comunque un'arma che vada bene da vicino, che può essere anche una Spitfire o una carabina. La seconda arma invece può e dovrebbe essere una che vada bene dalla media distanza. Io personalmente sto combinando R99 o carabina alla Wingman, ma anche un Hemlock utilizzato a colpo singolo va bene. Per quanto riguarda il team ideale in cui utilizzare Octane, io lo vedrei molto bene combinato a una Wright e una Lifeline. Lo vedo bene in combo con Wright, principalmente perché è un personaggio aggressivo e che ha bisogno di muoversi molto. Non vedo molte possibilità di sfruttarlo al meglio avendo in team un Caustic o un Gibraltar ad esempio. Per quanto riguarda Lifeline, può essere utile in qualsiasi team, e in questo caso soprattutto può aiutarvi a recuperare vita dopo che avete utilizzato gli stimolanti ripetitivi. Non è da sottovalutare nemmeno Pathfinder, perché finalmente è uscita una leggenda che gli possa stare dietro in termini di velocità, e quindi si potrebbe anche pensare a un team Octane Wright Pathfinder tutto basato sulla mobilità. Per quanto riguarda le hitbox, non è ancora chiaro dove si piazzi Octane. Ciò che è certo è che almeno al momento le sue hitbox non corrispondono al 100% al suo modello. Infatti vi basterà fare la prova, ma per esempio è hittabile anche appena sopra la testa, anche se lì c'è il vuoto. Quindi se prima del suo rilascio si pensava che potesse essere ai livelli di Wright, io invece la sua hitbox direi che è più simile a quella di una Lifeline o di un Bloodhound. In ogni caso stiamo parlando di un hitbox molto piccola, e questo gioca ancora più a suo favore negli scontri ravvicinati. E non vi preoccupate, perché l'hitbox non sarà l'unica cosa che vi renderà difficili da colpire. Se imparate a muovervi bene con gli stimolanti, pure con un hitbox enorme, probabilmente non verreste colpiti lo stesso.
abbiamo finito. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che la guida vi sia stata utile. Se è stato effettivamente così, potete ricambiare con un mi piace e un'iscrizione. Si è fatto un po' attendere la guida, ma volevo testarlo al meglio. E posso dirvi che Octane mi piace e sto utilizzando praticamente solo lui. Quindi, indipendentemente dall'impressione che vi ha fatto dalla guida, vi consiglio di provarlo. In descrizione trovate tutti i miei social, tra cui Instagram, che vi consiglio di utilizzare se dovete contattarmi privatamente. Detto questo, ricordatevi anche di commentare per dirmi cosa ve ne pare della guida e del personaggio. E noi ci vediamo presto. Ciao ragazzi, bella!